La bizzarra collezione di Sofia. Allora, vediamo. Barattolo numero 1. Rossa e nera, piccola, tonda. Coleottero. Barattolo numero 2. Pigmentazione alare, verde e rossa, grande, corpo cilindrico. Lepidottero. Barattolo numero 3. Rossiccio, molto lungo, corpo suddiviso in anelli. Anellide. Il numero 4, il numero 5, il numero 6, fino al 10 sono a posto. Devo ancora occuparmi di voi, dal numero 11 al numero 15, diceva Sofia ad alta voce, mentre guardava soddisfatta la sua collezione. Chi vuole venire con me domani? Mamma, chiese Sofia alla mamma, dopo aver dato un'ultima occhiata ai suoi barattoli. Quale porto domani a scuola? La maestra Maria Grazia ci ha chiesto di portare un pezzo della nostra collezione preferita e di descriverla ai nostri compagni, disse. Non hai che l'imbarazzo della scelta, Sofia, rispose la mamma. Però ho paura che mi prendano in giro, ribatté subito la bambina. Pensano che io sia bizzarra da quando hanno scoperto la mia passione. Lasciali parlare, Sofia, rispose la mamma. Anche le loro prese in giro finiranno, prima o poi. Tu continua a coltivare la tua passione. Inseguire i propri sogni è sempre la cosa più giusta che si possa fare. Così, l'indomani mattina, Sofia si preparò per andare a scuola. Al momento di uscire, non ebbe dubbi su quale pezzo della sua collezione avrebbe portato. Vieni qui, numero 3. Rimarranno tutti a bocca aperta quando vedranno quanto sei bello. E così dicendo, aprì il barattolo, fece uscire il vermiciattolo al suo interno e se lo posizionò sulla spalla. Oggi entreremo in classe insieme, aggiunse. Quando varcò il cancello della classe, subito i suoi compagni iniziarono a scappare urlando. Mamma mia, che essere vomitevole! Avete visto Sofia? Che orrore! E vari bla, e altre esclamazioni di disgusto. Sofia guardò un istante il suo amico sulla sua spalla. Le sembrò di non aver mai visto niente di più tenero e bello. Perché i suoi compagni lo trovarono così repellente? In classe, Mirko aveva presentato il soldatino di piombo preferito della sua collezione di soldatini, Martina il pezzo forte della sua collezione di unicorni, Mattia una delle centinaia di figurine della sua collezione di figurine dei calciatori. Infine Matilde, una tigre della sua interminabile collezione di peluche. Nessuno aveva reagito male come quando Sofia aveva iniziato a parlare della sua. Nessuno amava gli insetti come li amava lei. La maestra Maria Grazia fu molto felice del lavoro svolto da Sofia, così felice che le diede un bel 10. Ma quando Sofia tornò a casa con il suo amico, non era contenta per il bel voto preso a scuola, perché nelle sue orecchie risuonavano ancora le parole dei suoi compagni. Sofia è bizzarra! Sofia è la bambina dei vermi e dei mostri con le ali! Fu quella notte, dopo aver visto la sofferenza e le lacrime di Sofia, che alla mamma venne un'idea. Buonasera, scrisse nel suo computer. Ho una figlia di 8 anni che ama studiare ed esplorare il mondo degli insetti, soprattutto vermi e coleotteri. Ma per questo viene spesso presa in giro dai suoi compagni di scuola. Mi chiedevo se qualcuno di voi volesse parlare con lei al telefono per incoraggiare la sua passione. Inviò la mail alla Società Canadese di Entomologia, il ramo della biologia che studia gli insetti. Da quel momento, tanti entomologi con la stessa passione di Sofia iniziarono a scriverle. Chi voleva incontrarla? Chi voleva parlarle? Chi voleva raccontare a Sofia la propria esperienza? Chi voleva solo dirle di non arrendersi e di continuare a inseguire i suoi sogni? Le inviarono addirittura un microscopio sofisticatissimo per le sue ricerche. Oggi, grazie alla sua passione e alla sua forza, Sofia, a soli 8 anni, è riuscita a diventare una delle più giovani scienziate di insetti, perché ha pubblicato su un'importante rivista scientifica un articolo che porta il suo nome. Allora vediamo. Il numero 451, il numero 452, il numero 453, fino al numero 500 sono a posto. Devo ancora occuparmi di voi, dal numero 501 al numero 600, diceva Sofia ad alta voce, mentre guardava soddisfatta la sua collezione. Sofia, chiamò sua mamma dall'altra stanza. Sono arrivati i tuoi amici. Vieni, Sofia, abbiamo trovato un po' di insetti per te.